questi incontri accompagneranno questo progetto discografico, di cui magari parleremo alla fine, della Da Vinci Classics, che è questa nuova casa discografica che ha sede in Giappone, dedicata a Cage, e che curerò personalmente io insieme ad Erratum, e quindi è un'occasione anche per rileggere l'opera di Cage, che essendo un'opera aperta andrebbe sempre riletta sostanzialmente. Abbiamo cominciato, qui siamo nel 77, ed è un punto di partenza da un certo punto di vista, se non altro dell'incontro reale di Cage con l'Italia, perché qui lui, come dire, si fa conoscere perlomeno al pubblico milanese, ma non solo, perché poi qui c'erano dei filmati Rai, no? Quindi probabilmente c'era stato un servizio sulla canale nazionale. Tu invece, che sei poi arrivato a essere conoscitore, uno studioso, che ha lavorato così tanto su Cage, con lui e sul suo lavoro, tu quando l'hai conosciuto invece? Ma mi viene in mente che, mi fa un po' impressione, ho trascorso tutta la vita con Cage, perché l'ho conosciuto che avevo 23 anni, 24 anni, e gli inviai questa lettera scritta a mano, come si faceva allora, la penna. Quindi era dopo questa cosa? Nell'84-85, e lui mi rispose subito, innanzi mi telefonò, nacque questa amicizia. Però, no, vi dico una cosa che avevo in mente di dire, che mi ha fatto un po' impressione anche vedendo il video molto bello, cioè, non so quanto sia keigiana, però mi ha dato un po' da pensare questa cosa della solitudine dell'artista, perché tutto sommato noi parliamo di queste grandi, grandi figure che hanno riempito la scena, credo anche le nostre vite, però, certo, happening, performance, provocazioni, però questa scena del teatro lirico fa un po' riflettere, perché quando io poi andai a parlare nel 90, Gianni Sassi mi disse: ma vai Cage era a Strasburgo, vai a parlare, rievochiamo questa serata. Io disse: ma io al teatro lirico non volevo provocare. E fa un po' pensare questa distanza che c'è tra un artista così e il pubblico. Quindi questa cosa è prima che volevo dire della solitudine. La seconda, le dico brevissime, le butto come degli argomenti. La seconda era la cosa della poesia, ma non della mia poesia che poi è nata anche a seguito di Cage, ma della poeticità che c'è nelle filosofie orientali. Ora io non credo che si potrebbe arrivare a questi risultati lirici a cui è arrivato Cage se non partendo dalle filosofie orientali. Cioè le filosofie orientali hanno il merito di non separare la vita dal pensiero, e credo che con Cartesio, con Sant'Agostino, con grandi filosofi occidentali, Platone, per quanto grandi, però c'è questa distinzione tra il pensiero e la vita. Questa è la seconda riflessione. E la terza e ultima, e la dico oggi a voi perché siete degli amici, prima più che un pubblico, degli amici più che un pubblico, e cioè che io in fondo questo libro, La metafisica del silenzio, lo dico, rimane come documento, per me è stato un libro, è strano dirsi, ma in realtà è un libro autobiografico. Cioè, io ho amato, amo infinitamente Cage, per me è stato veramente il maestro, uno dei maestri della vita, però io cercavo quello che ha cercato lui, che, adesso dire, cercare l'illuminazione, cercare la verità secondo il pensiero, cosa vuol dire? Ecco, vuol dire forse trovare una verità, usiamo una parola anche imprecisa, però che non è in contrapposizione con la vita,
che è quello che invece facciamo sempre noi. Ah, l'opera d'arte, no? Conta l'opera d'arte, poi la vita dell'artista, cosa sempre importa, rimane l'opera, no? Sbagliato, è sbagliato, secondo me. Può essere un'opera d'arte anche la vita. Questa è una cosa bellissima. E allora io in realtà in quegli anni che ho scritto Metafisica del silenzio, dico, ma cavoli, ma sarà possibile ascoltare il silenzio? Ma sarà possibile? Non so se ci sono arrivati, e non è un fatto di cultura. Cioè, ho letto troppi libri, è una cosa, è una ricerca interiore, una ricerca che uno probabilmente non può spiegare a parole, probabilmente si capisce meglio ascoltando Empty Words, si capisce meglio ascoltando Cage, si capisce meglio facendo una ricerca che è completamente personale, ma non è personale come se uno si rinchiude a studiare in un monastero, ma è proprio a che fare con la vita. Ecco, queste sono le tre cose che mi sono venute in mente. La prova di questa cosa è quanto Cage abbia cambiato la musica dopo di lui, senza che nessuno abbia necessariamente quasi nemmeno dovuto ascoltare o conoscere o riprodurre la sua musica. È un compositore che ha cambiato la musica non attraverso la sua musica in senso stretto. Non so se mi spiego. Ma sì, ma è vero, ma lui diceva, io ricevo continuamente gente che mi dice il tuo libro, Silence, Silenzio, ha cambiato la mia vita, ma la tua musica non mi piace per niente. Diceva sempre questa cosa. Ma ha ragione. Io poi quando vado a casa suono Chopin, suono Rachmaninoff. Allora uno, se gli piace Boulez, deve andare a casa e suonare Boulez. Se gli piace Stravinsky, con Cage questo non è necessario, perché effettivamente è difficile parlare di Cage, perché effettivamente è una verità che non si oppone alla vita, ma è anche un'arte che ti vuol far vedere le cose in modo diverso. Non ha uno scopo artistico Cage. E Cage, secondo me, l'arte gli interessava fino a un certo punto. Gli interessava, lui diceva sempre, quello che io cerco è the changing of the mind, no? Di cambiare la testa delle persone. Poi dice, I want that everyone, insomma, voglio che tutti siano illuminati. E cosa vuol dire essere illuminati? Io ho iniziato a studiare Cage perché pensavo che l'arte non fosse più possibile. Cioè, per me il silenzio di Cage, lui le prendeva molto allegramente, ma per me era una cosa anche tragica, perché era la fine dell'arte occidentale. E allora non si può più fare arte. Dopo 20 anni che ho detto, vabbè, allora dedichiamoci al silenzio, ho capito che invece si poteva continuare a farla. E questo lo devo sempre a lui, lo devo sempre a lui, perché in fondo noi siamo sempre col problema della storia, no? Il problema ogni artista dice, ma chi mi influenza, chi sto seguendo adesso, cosa devo fare nella mia epoca? E questi in fondo sono dei falsi problemi. Allora lui, facendo questa tabula rasa, credo che non solo a me, perché poi ho iniziato questa attività di poeta, ma a parte il mio caso, però ha insegnato a tantissima gente che non è così importante la collocazione storica di una musica. Anche un fenomeno come Arvo Pärt, un fenomeno, ma il minimalismo, si potrebbero fare tanti esempi, in fondo, ma a che epoca appartiene a questa musica? Un po' fuori, e sì. Daniel Schall, vorrei ricordare qui il nostro caro, grande, studioso, amico che ci ha lasciati nel 2008, no? E Daniel Schall, lui era proprio convinto che Cage fosse stato il passepartout tra il moderno e il postmoderno, no? E Walter, ricordiamo il grande, grande nostro amico Walter Marchetti, no? Lui diceva, lo disse quando lo intervistò Di Maggio, Gino Di Maggio, dice, quella è l'importanza di Cage. E lui disse, Marchetti, insomma, era suo amico, fu lui che lo mandò a lascio a raddoppio, nel 52, 54 si conosceva. Dopo Cage non c'è più un mainstream, non c'è più, i santoni di Darmstadt e gli altri sono dei retrogradi. Ognuno può fare quello che vuole. Beh, non è poco, cioè, seriamente, non a casaccio. Però questo, cioè, Cage effettivamente, Cage, devo dire anche, permettetemi, Cage dà un'immensa gioia di vivere. Lui, starci insieme, lui, la sua risata, la sua... E poi credo anche abbia insegnato a non rinchiudersi. Sono musicista, mi occupo solo di musica. Allora è uno che era amico di Duchamp.
aveva la passione degli scacchi, i funghi, cioè ha preso da tutto, no? L'amore per Satie, che era un altro... L'amore per Satie. È divertente in un certo senso. Sì, e poi non si prendeva sul serio, questa è una cosa molto importante. Cioè, io mi ricordo l'antipatia di certi compositori, non faccio nomi, però con questo senso... Io mi ricordo quando lui fece Europa a Francoforte, io andai in treno, un viaggio spaventoso tutta la notte, e arrivavamo distrutti alle 8 di mattina, partiti dalla centrale alle 8 di sera, e lui che si alza e ci apporta a mangiare una torta macrobiotica, dice, ma c'è per la torta, cioè non è così l'artista che si prende... Cioè io credo che lui fosse una persona che amava gli altri e aveva una grande attenzione per gli altri. Questa è una cosa che veramente distingue anche un maestro da un artista, perché ci sono tanti artisti che bravi, bravissimi, ma anche poi quando li si frequenta, che delusione. E di un grande ottimismo anche, no? È una cosa che... nel dopoguerra soprattutto, tu dici questa cosa chiaramente è assolutamente vera, e ti chiederei anche, dopo la seconda guerra mondiale, l'idea che l'arte non fosse più possibile, eccetera, sì, eccetera, sì. E che in qualche modo avrebbe potuto essere esemplificato dal suo silenzio, perché stiamo parlando dell'immediato dopoguerra, sì. In effetti, però lui non aveva questo tipo di atteggiamento, quindi probabilmente tu puoi dire se lui è mai tornato sull'argomento, se è mai affrontato, lui aveva questo ottimismo. Ci sono delle sue frasi che sono bellissime perché aprono proprio delle porte, quando per esempio sull'ottimismo lui dice il mondo sta migliorando, solo che avviene così lentamente che non ce n'è, sì, perché fu la Meredith Monk, gli chiese: John, I have a question, the world is going better or worse, il mondo sta andando verso il miglioramento o verso il peggioramento? Io gli do una risposta bellissima, dice: ci penso mezzo minuto e poi disse: le cose stanno migliorando, ma così lentamente che non siamo in grado di rendercene conto. È una grande lezione. E poi gli do ragione sull'ottimismo. Io mi considero un ottimista. Credo che... ma non un maestro, ma una persona che ama gli altri deve sempre, sempre, sempre trovare... ma non trovare l'ottimismo, che dice, vabbè, ma chi ti autorizza ad essere ottimista invece che pessimista? Ma è proprio quello che lui aveva trovato, adesso è brutto usare la parola spiritualità, cioè questo ottimismo deriva semplicemente dalla grandezza della cosa che aveva trovato. Cioè, tante volte noi sentiamo il traffico della strada, non è più lo stesso dopo aver sentito Cage, perché è musica. Allora, questo, no? Quante volte ci arrabbiamo perché in metropolitana la gente ci urta, maleducata. Dopo Cage diventa... Empty Words. E diventa una composizione musicale, no? Cioè, questo stare insieme agli altri, ottimisticamente. Io credo, quando si andava da lui, poi lui guardava le partiture con una attenzione straordinaria. Io, ecco, voglio dirvi una cosa che forse vi farà sorridere, ma ancora mi è successo un mese o due fa, molto spesso no, se no vi sarebbe da preoccuparsi, ma di tanto in tanto mi capita che mi trovo a New York e siamo lì a casa sua che chiacchieriamo e continuiamo questo dialogo, no? A me succede con le persone che io considero maestri, mi succede questa cosa, ma credo che succeda perché avevano una luce dentro, no? Quindi bisogna dire che il silenzio per lui era una cosa piena di gioia, piena di amore, piena di fraternità. Non era una cosa che doveva far arrabbiare gli altri, era questa cosa per cui io credo che tutta la poesia di Cage sia che noi non facciamo niente. Ecco, adesso per esempio c'è questo rumore molto, non so se è il metro o che cosa, oppure siamo in giro per la strada, siamo in una foresta, siamo in mezzo a un bosco e non stiamo dicendo niente, ma che bello,
che bello questi suoni. O semplicemente, non che sono belli, semplicemente accadono, avrebbe detto lui. Ma questo non è bello? È la cosa più bella, esistere. Quindi è molto heideggeriana poi la cosa. Voglio spezzare ancora una lancia, scusatemi, per verso Daniel Charles, no? Io mi ricordo anche fior di intellettuali, cosa c'entra Heidegger con John Cage? È perché non si sono letti il libro di Pasqualotto, L'Oriente di Heidegger, pubblicato da Marietti. Cioè, Heidegger si era messo a tradurre il Tao Te Ching, 3 capitoli del Tao Te Ching. Come, cosa c'entra? Forse i giapponesi sono quelli che hanno capito meglio Heidegger, e Heidegger l'ha scritto. Cioè, questa cosa di ascoltare come fatto creativo, no? E allora, dopo, quando io, così nel mio piccolo, insomma, non sta a me a giudicare, ma ho fatto la mia poesia, dico, ma cavoli, ma per, forse semplicemente la nostra Milano fatta di cemento, ma perché non può essere una cosa bella? Perché non può essere una cosa poetica? Forse senza Cage non ci sarei mai arrivato, perché avrei detto, no, ma ormai, dopo Leopardi, dopo, perché mettersi a fare la poesia è finita, l'arte è finita? Non è vero. In fondo se lo era ascoltare la città dall'alto del suo loft in 18th Street, perché uno può essere a Milano, insomma, in fondo, cioè, l'atteggiamento è lo stesso, le orecchie sono quelle. Hai citato Savinio, su cui tu hai scritto, hai pubblicato un lavoro, mi è sembrato quasi che Roberto stesse citando. Ascolto il tuo cuore. Qual è il legame nel tuo lavoro? Io devo dire, io la prima cosa che ho pubblicato, cioè, nel momento svenivo dall'emozione, avevo 24 anni, e gli scrissi in inglese che stavo facendo questo studio su Savinio, no? E naturalmente Savinio è un musicista metafisico, surrealista, poi Satie italiano semplificato, però nessuno piaceva, cioè non era capito questo lirismo del surreale che c'è in Satie, cioè che... A lui Savinio piacque moltissimo, quindi mi diede anche un incoraggiamento enorme, no? Perché Savinio mette in fila questi relitti di suoni, queste cose come fa Satie, ripete un motivetto 5-6 volte e poi passa a un altro motivetto, che è una cosa geniale, perché poi è quello che ha fatto Morton Feldman 50 anni dopo. Ma questa cosa di far trascorrere i suoni del tempo, nel tempo, perché non piaceva? Perché uno dice, mi hai fatto un motivetto e poi dov'è la forma sonata, dov'è la grande forma? Ma l'idea è che un relitto di suono è bello proprio perché accade, proprio perché esiste. Allora, se uno non ha capito questo, non capirà mai, ma non solo capirà mai Savinio, non capirà mai neanche Rauschenberg, non capirà mai Fontana, non capirà mai Manzoni, non capirà... E quindi io vi dico, una vita, non una musica, una vita con Cage, perché effettivamente da 24 fino a 57 che adesso mi ha sempre mi accompagna anche che adesso che non c'è più, poverino. E che radici forti che hanno messo questi personaggi di cui parliamo, se pensiamo a Thoreau, se pensiamo a Duchamp, sono personaggi sempre più importanti, no? Nello scenario artistico, culturale, sì, del nostro tempo, è incredibile, perché sarebbero tutti degli outsider in qualche modo. Cage stesso, sì, ovviamente. Ma tu dici, secondo te stanno mettendo radici? Io spero. Ma sai, solo il fatto che se ne parli ancora, che siano così citati, ricordati, Thoreau è sempre, repubblicato. Non voglio fare il vecchio barbogio che dice... No, non è per essere ottimisti, ma no. Non c'erano libri 30-40 anni fa. No, è vero, è vero. Adesso... Cioè, le biografie su Duchamp si pubblicano normalmente, diciamo. Sì, è vero. Thoreau è sempre pubblicato, non è mai uscito il catalogo. È curioso che tu hai infilato 2 o 3 cose, 2 o 3 riferimenti, e secondo me, siccome non lo conosci, te lo manderò. Dimmi. Uno dei video che proietteremo, sì, verrà proiettato, che è Looking for Cage, è proprio una mia improvvisazione nel bosco, dove io cerco e parlo e voglio vederla, colloquio, parlo anche con Cage, e gli domando e gli dico anche delle cose. Uno che fa diventare creativi gli altri, mi sembra, certo, il massimo per un creatore. Esatto. È proprio questo, l'idea di aprire delle porte, mentre il compositore come Boulez in qualche modo ti facevano sentire inadeguato, perché c'era l'idea che diceva Cage, no? Boulez pensa che la storia della musica
Glenn Gould lo diceva. Ed è curioso, perché Gould noi lo associeremmo a quell'altro tipo di musica. Invece Gould diceva, Boulez non ha capito che la storia della musica non è, come dice lui, una vetta dopo l'altra, sì, dove ognuna è, sì, più alta di quelle precedenti. Sì. Questa è la visione della storia musicale. Ma invece... No, e invece è Cage, è qualcuno. Ma Gould era troppo intelligente. Che arriva a fare delle cose che sono tutt'altro. No, no, ma non che Boulez non sia intelligente, no, certo, non fosse. No, però Morton Feldman, che era molto tagliente, i suoi giudizi, però disse quella cosa terribile: disse: Boulez, ho sempre avuto l'impressione del grande accademico. Il grande accademico. Come Lully. Cioè, si può essere grandi anche facendo una certa accademia. Senti, nel 2012 abbiamo avuto il piacere di pubblicare un altro titolo legato a Cage, che è Oltre il silenzio, la musica dopo Cage, sì, che ha una struttura completamente diversa. Qualcosa sulla genesi di questo libro e su come l'hai concepito e anche come, sì, è stato realizzato, questo si potrebbe dire, perché fa anche il punto con Cage. Scusami, 17-18, sì, anni dopo il titolo, sì, precedente, stiamo parlando del 2012, quindi. Ma giustamente, giustamente gli orientali dicono: se tu dici di aver raggiunto la verità, non hai raggiunto la verità, perché la verità consiste nel fatto che tu ti accorgi che la verità è infinita, tu sei un essere finito, sei un essere umano, non raggiungerai mai la verità. Allora io, nel mezzo del cammino di mia vita, cioè a 35 anni, quando proprio ho finito questo lavoro. Ti ricordi che ci mettemmo 6 mesi solo per le note? Indimenticabile. Un anno di lavoro. Le note furono una cosa... Vabbè. Se ho imparato qualcosa, se ho imparato minimamente a fare l'editore, l'ho imparato. No, no, ringrazio io Claudio, perché un pazzo che ha voluto pubblicarlo, grazie a Claudio. I miei primi due autori, il libro di Roberto, la serie Ritratti al tavolino, e l'anno, sì, dopo, bellissimo, il libro, bellissimo, di Michele. Quindi abbiamo cominciato... Meglio di così non si poteva cominciare, lascia che lo dica. No, sei troppo caro, no, perché... Infatti siamo ancora qui a parlarne. E la casa editrice è sopravvissuta. E anche l'editore. Con lo slancio che abbiamo avuto, stiamo ancora andando avanti. No, io praticamente... Il silenzio. Cosa è successo? E mi sono reso conto che effettivamente... Scusa, festeggiamo i 30 anni della casa editrice, eh? Ah. Peraltro, in quest'anno. Allora... 1988 con la rivista Auditorium, 2018, altro che sopravvivere, qui siamo molto. Vabbè, grande vita. No, come dire, cioè uno non può dire la verità, no? Gli orientali dicono quella verità che il Tao che si può dire non è il Tao, il Tao è quello che... Però questa cosa, che io prima avevo scritto, il vero Tao non si può scrivere, il Tao che scrivo si dice non è il vero Tao, prima l'avevo detta da professore a 30 anni, poi mi sono accorto che questa cosa si ritorceva anche contro di me. Dico, ma allora, bene, la verità non si può dire, tu hai fatto questo grande, grosso libro filosofico e ora? Allora, io in quell'altro libro ho provato a, non so come dire... a raccontare come si può fare andare al di là del silenzio, perché uno dice, ma lo stesso Cage, in fondo uno poteva dire, beh, hai fatto l'opera silenziosa, adesso stai zitto, no? Stravinsky gli fece la battuta ironica, disse, gli auguro di scrivere molte altre opere silenziose, disse Stravinsky, che poi ammirava molto Cage, ma però fece anche questa battuta, e tu hai fatto la metafisica del silenzio e dopo non puoi andare avanti. Però è giusto, perché uno, secondo me, ogni libro deve ricominciare da zero, come diceva Cage. Allora io, volendo ricominciare da zero, ho, non so come dire, provato a mettere forse anche, se vogliamo, un mio lirismo, ma anche metafisico, devo dire, nella poesia, perché forse questo era un modo meno impossibile, meno difficile di dire delle cose che non si possono dire, no? Sapete che non si può mai, spiega una poesia, la ammazza, no? Allora, in sostanza, la poesia è il regno del silenzio, in certo senso. È il regno delle cose che uno dice con la poesia, perché non può dire, io ogni volta che mi viene da scrivere una poesia è perché vorrei dire qualche cosa, ma non so, posso dirlo in un altro modo. Il musicista fa la musica, il poeta fa la poesia, ma in realtà
tu la scrivi, ma non hai detto quello che volevi dire, hai detto un'altra cosa, hai lasciato una traccia. Allora, in realtà, il meccanismo della poesia e il meccanismo di Cage, ma forse anche un po' di tutta l'arte, è questo, che tu lasci questa traccia. E cosa hai detto? Hai raccontato l'inesprimibile. Allora, in questo libro con Daniel Charles, con Giancarlo Cardini, grande amico, grande compositore, grande pianista, e con Gianfranco Pernaiacchi, un altro compositore che è partito da Cage, ci siamo un po' raccontati come è possibile fare qualche cosa che, e non sia silenzio, se no non dice niente, però va avanti, ma tenendo conto del silenzio. E quindi io ho raccontato la mia esperienza dalla filosofia alla poesia, Cardini la sua. Per esempio Cardini ha fatto è stato bellissimo quello che racconta Cardini, di recuperare in modo intelligente la musica leggera, la musica, i grandi Umberto Bindi, Gino Paoli, Tenco, che solamente uno che è passato attraverso Cage dirà: ah, come? Oh, ma tu sei un compositore classico, cosa c'entra Luigi Tenco? C'entra, perché se uno è bravo, qualsiasi tipo di musica faccia. E poi con Charles abbiamo continuato questi discorsi più metafisici, diciamo, e anche con Pernaiacchi si è continuato a vedere un po' questo rapporto sempre tra la musica e la vita, che è un tutt'uno. E questo, io quando faccio lezione non lo faccio più come lo facevo prima di incontrare Cage, cioè io penso sempre come la farebbe Cage. Ma cerca di dargli qualcosa di umano a sti ragazzi, non solamente delle nozioni, delle informazioni. Una cosa riguardava questo lavoro che sta facendo anche Sergio, forse ti viene in mente qualcosa anche da chiedere a Michele, sulle pubblicazioni, su queste nuove esecuzioni, questa collana che stai curando, e come mai avete cominciato con quelle composizioni piuttosto che altre? Che per un percussionista, io sono anche un percussionista, John Cage rappresenta, diciamo, un punto fondamentale, cioè, credo che sia una categoria filosofica lì dalla percussione, che dice tutto è percussione, la vita è percussione, probabilmente. E allora partire dai lavori di percussione vuol dire andare subito a, secondo me, andare al cuore del pensiero, dell'opera di Cage. Sì. L'idea del primo CD, magari possiamo anche ascoltare qualche estratto, alcuni sono composizioni molto lunghe. La cosa che ho scoperto casualmente è che i primi due lavori di Cage per ensemble di percussioni del 33, un quartetto e un trio, gli ultimi due lavori di percussioni di Cage sono stati un quartetto e un trio. Quindi c'è questa strana, credo, probabilmente casuale, insomma, no? Questa idea comunque di usare l'ensemble di percussioni come una macchina, diciamo, inizi. Adesso io sono d'accordo con tutto quello che diceva, ovviamente, sull'aspetto, diciamo, più metafisico. C'è un aspetto, secondo me, molto logico, in che c'è una logica molto stretta nell'opera di Cage. Questa sua attenzione nei primi lavori alle strutture, diciamo, ritmiche, a questa idea di poter in un certo senso strutturare il tempo e anche il silenzio. In effetti il 433 è diviso in tre parti e c'è un'idea proprio di una sorta di cornice temporale molto. Quindi questi lavori, i primi lavori per percussione, sono molto, diciamo, hanno una struttura molto chiara dal punto di vista matematico, con un disinteresse totale per il timbro, e quindi sono degli attacchi che Cage organizza all'interno di questo. Ci sono solo gli attacchi, vero? Ci sono gli attacchi. Che il primo lavoro organizza questi. C'è una notazione non tradizionale, quindi sono sostanzialmente. Vengono evidenziati gli attacchi all'interno di ipotetiche battute, che non sono poi delle battute, sostanzialmente un tempo strutturato. In trio invece inizia ad avvicinarsi un po' al timbro,
quindi ha questo interesse iniziale verso il timbro delle, degli strumenti, perché li indica. In corte non indica nulla, quindi sono quattro percussionisti che devono suonare, quattro strumenti, diciamo, non definiti. Invece in trio sono... Scusa, è una delle primissime, no? Perché del 33 è una delle primissime, sì, cose. Sì, è una delle primissime. Perché le opere... 35, 35. 36, 35 e 36. Ah. Mentre gli ultimi due lavori appartengono ai Number Piece, quindi questa idea di... Anche qui non c'è, ci sono solo delle indicazioni molto vaghe di comportamento e di... Però l'unica indicazione riguarda un suono lungo, che se deve essere suonato insieme agli altri non deve essere mai forte, ma deve essere piano. E ogni tanto ci devono essere in suoni isolati alcuni attacchi molto netti. Quindi c'è un'idea sempre, come posso dire, secondo me molto paradossale, entra un po' in, probabilmente in contraddizione con questo aspetto. Scusa, c'è posso interrompere? Ah. C'è una logica. Ah, sì. No, scusa se mi stimoli una cosa, mi aggancio a quello che hai detto lui, perché non, hai ragione a dirlo, io non l'ho detto. Questo aspetto logico di Cage è molto forte. E io non l'ho detto perché effettivamente lui è andato dalla musica alla filosofia, io dalla filosofia alla poesia. Quindi abbiamo fatto un percorso in realtà, cioè lui fino a 40 anni erano i suoni che muovevano le sue emozioni, poi ha rinunciato a esprimere le sue emozioni in musica. Io sono partito dalla sua idea, quindi probabilmente ho rimosso questo aspetto, perché forse questo aspetto logico rimane sempre vero. C'è un aspetto un po' anche cartesiano in Cage. Sì, secondo me è giusto. Per forza, è un aspetto se non intellettuale, sicuramente del pensiero. È l'aspetto romantico che viene completamente spunto nell'opera di Cage. E il Satie anche. Sì, e cioè, è questo, non il pensiero razionale in sé. Nel momento in cui costruisci un lavoro sarebbe sciocco pensare che Cage non ci pensi. Il pensiero di Cage è continuamente in movimento. Tutto quello che fa lui è mosso da, come dire, una riflessione su qualcosa in questo senso. Però lui si rimane sempre non è solo antiromantico, cioè c'è comunque una logica. Cioè non c'è mai l'abbandono. Non c'è mai. Cioè Feldman, infatti, quando Feldman fece quei lunghissimi pezzi meravigliosi di un'ora, due ore, tre ore, lui disse why it has to be so long. Cioè si andava a sentire questi pezzi di Morton Feldman ipnotici, no? Oh, così. E uno si invece, quindi a lui dava fastidio, no, è vero, no, certamente no, l'antiromantico, certo, però infatti quando già diceva di Feldman is a poet of music, cioè si è voluto fare il poeta, no? Cioè è molto, c'è questo aspetto di logica molto forte, eh? io non, cioè, sì, c'è anche un rifiuto, secondo me, della fisicità anche del suono. Cioè il suono, cioè io leggo anche qui una sorta di grande distanza, ecco, rispetto a quello che accade. Insomma, cioè, pensiamo a Duchamp, è lo stesso tipo di... Il controllo in Cage non è un controllo egocentrico. Esatto. Cioè, è lo stesso controllo, se pensiamo a Duchamp, la sua idea di andare al casino e di poter... riuscire a vincere secondo calcoli o il gioco degli scacchi. No? Ma più controllo di cosa c'è di più cerebrale in un certo senso e quindi non è fuori dal pensiero di Cage, si tratta di prenderlo da un altro punto di vista. Si arrabbiava perché Cage giocava a scacchi ma non voleva mai vincere, non gli interessava vincere, no? Com'è ha vinto? Perché mi sono talmente emozionato che ho perso. Io sono tutti pezzi. Lì voleva frequentare Duchamp, probabilmente, una cosa che perché Cage ha sempre cercato il leader della band in qualche modo, vero? No? Lui ha sempre detto, quando io mi interesso di qualcosa mi rivolgo direttamente al boss della compagnia. No? E questo è successo con le religioni orientali, con Suzuki, è successo con Duchamp, è successo... Basterebbe anche così, ma comunque... Schoenberg. Andato a studiare con Schoenberg. Sì, ma poi questa cosa, io credo che questa cosa di rinunciare proprio all'emozione. Cioè forse lui ha messo, no, perché l'emozione era tutta nella vita, l'arte era una cosa impassibile, no? Questa è la cosa, anche un po',
l'unica contraddizione forse di uno che le ha abolite tutte, le si può fare, però lui nella vita era aveva queste, però l'arte è nasce tutto dall'antiromanticismo, credo, ricordiamoci poi che siamo la prima parte del secolo, è sì, la posizione di Busoni, però scusa, hai ragione, nasce così, però quando Feldman, a un certo punto Feldman fa una composizione, no? E sono nel 52-53 a New York e che è straordinaria questa composizione, Morton, dice a Feldman, come hai fatto a mettere insieme questi suoni? I don't know at all. No, ha messo questi suoni, non sa come ha fatto. Cage non ha mai messo due suoni dopo l'altro senza che non ci fosse, capisci cosa vuol dire? Cioè, in parte ti do ragione, è chiaro che c'è una reazione contro l'emotività, il romanticismo, però Feldman è uno che dici, o Savinio o forse anche Satie, dici, questo perché segue a questo, a quest'altro? Non c'è una motivazione. E Cage sì. E la differenza anche di Cage con Fluxus. Eh sì. Esattamente, in Fluxus c'era questo anarchismo in un certo senso. Cage non ha mai accettato questa cosa. È vero, non gli piaceva. Non Fluxus era un rapporto... Anche il rapporto con Walter, mi piace ricordare Walter Marchetti perché è stato un grande. Walter veramente era un anarchico che meno prevedeva quello che sarebbe successo, più era contento, no? C'era quella sua performance meravigliosa, te la ricordi? Quella dei barattoli, che lui si metteva con questi barattoli di pomodoro intorno, no? E la performance consisteva nel afferrare questi barattoli finché a un certo punto era talmente pieno di questi barattoli che i barattoli cadevano per terra. Allora riafferrava di nuovo i barattoli e poi raccontando anche che con questi barattoli di pomodoro si è preso anche dei lividi spazzeschi sulle gambe e la performance finiva quando tutti i barattoli a un certo punto erano rotolati. E questo in fondo è anche giocoso, è teatro puro. Invece in Cage c'è sempre un po' il calcolo anche su come... Però poi nelle partiture Walter era anche molto molto, sì, molto preciso. Cioè, per cui qual è il... Sì, anche Walter era un loico. C'è un aspetto informativo. In fondo anche Cage, quando va lascia un raddoppio, tu puoi sospettare finché vuoi. No, che fa, no, la scena doppia e fa Venice Walk. Lì, sì, Water Walk, scusa. Sì. Cioè, tu puoi sospettare che sia una cosa frutto di una partitura precisissima, però, voglio dire, quando pastrocchi con gli elettrodomestici, quello che tu pensi ti viene da pensare, nonostante basti guardarlo, la concentrazione, la è tutto preordinato. È tutto preordinato, però ti sembra che sia uno che faccia casino. Ah sì. Cioè, capito? Per cui cioè, il risultato performativo ti può far indurre a pensare una cosa. In realtà poi dietro ci può essere logica, come diceva lui, oppure rigore e preparazione anche dal punto di vista dello score. Cioè che hai una cosa, delle indicazioni totalmente precise che... Sì. A meno che non siano canali indipendenti, cioè che la partitura abbia un valore di per sé e poi quello che fai è l'invenzione del momento. Ma non credo. No, ma è strano perché lui in un certo senso voleva che l'uomo si liberasse dell'arte, no? Questo che anche forse fino lì io non l'ho seguito, no? Diceva non abbiamo più bisogno oggi dell'arte, no? Diceva l'arte è un preludio alla vita. Questo, ma perché per lui l'arte doveva confluire nella vita. Cioè lui sentiva il traffico e questo per lui era già una cosa estetica, no? Quindi lui poteva, forse noi oggi, forse noi no, noi abbiamo bisogno, non so, di fare le nostre cose, che siano esecutive o immagini o che siano poesia, però abbiamo bisogno di esprimerci nell'arte, sì, però, no? Però lo si può fare in un modo diverso, secondo me... Moltissimi hanno preso questa... Penso a Brian Eno, per esempio, che è un altro musicista anomalo, certo. Anche lui uno spartiacque notevole, che ha avuto un incontro anche abbastanza importante, documentato per una rivista inglese, con John Cage. Cioè, si è veramente cambiato il modo di pensare
alla musica, all'arte, e anche se questo naturalmente non è il mainstream e non possiamo pretendere che sia il pensiero di tutti, però secondo me c'è questa cosa un po' di molto orientale, sì, di annullarsi un po' nel lavoro che si fa, di entrare un po' nel flusso, che Cage era poi questo. Io mi ricordo, sì, sono delle, sì, cose, sì, io ho letto Per gli uccelli, questo, questa storia di Daniel Sharp, una domenica in cui avevo 22 anni, ero di piantone alla, in Piazza Novelli a Milano. Anch'io ho fatto Piazza Novelli, anch'io ero, sì. Allora, era, sì, una domenica, ero lì dentro e mi sono letto sto libro. Ma non te lo dimentichi più, no, ci sono delle cose, no, che ti restano. Poi io mi sono dedicato alla musica dopo aver letto, ho scelto di... Per gli uccelli. Sì, quel libro è una cosa, è che una tradusse cose... Walter dal francese, sì, Walter, esatto, Marchetti. E una delle cose di Cage che ricorderò sempre è, lui parla proprio di rinunciare a scegliere sempre, cioè sei a tavola, che tu prenda del pollo, è irrilevante, non ti preoccupare di questa cosa. Cioè... prendere le distanze da certe, dalle passioni, credo usasse questa parola in, quella, in quel passaggio. Per cui non necessariamente sono cose che tu debba seguire nella tua vita, non è che tutti dobbiamo fare le stesse cose, però cambia la tua prospettiva, perché a un certo punto tu potrai scegliere ancora il pollo, però stai pensando che potresti anche non scegliere. No, sto pensando, perché il mondo non cambia nulla. Sto pensando, c'è stato un altro artista che ha mirato così alla vita, al bersaglio grosso, perché quello, poi nella vita c'è dentro anche l'arte, quindi tu miri la vita, ma in realtà prendi anche l'arte sparando. Che ha fatto una cosa come Cage? Platone, così, i dialoghi di Platone. Stare nei giorni nostri, Duchamp. Ma Duchamp però non è un po' più, vabbè, ma ci mentale. Siamo, citiamo qualcuno che è venuto dopo, se lo troviamo. Se lo troviamo. Dove lo troviamo? Sai, Duchamp. Duchamp è dietro. Dopo, non lo so. Non allora lo so. Io propongo. Philip Glass? È un keigiano convinto, Philip Glass, però un'altra persona, un altro musicista, però viene da lì tutta quella generazione. Michele ha citato i minimalisti, sì, vengono tutti Philip Glass, anche lui deve sicuramente, e l'hanno sempre, no, perché detto, diciamo, Glass deve a Cage, perché nel 63 a New York Cage fa eseguire, lui e altri 18 pianisti fanno le prime esecuzioni di Vessation di Satie, no? Che dura 18 ore, che a Milano, scusate, ripeto ancora, fece Walter Marchetti, Juan Hidalgo, sì, nell'82, una cosa meravigliosa. Sì. E allora questo è minimalismo, no? Perché io ho fatto un saggio che poi tu in auditorium pubblicato su questa notte passata lì a fissare un teatro vuoto, perché siamo rimasti in 3 o 4. Un libro su Satie. Ma è meraviglioso. È meraviglioso Vessation, no? Come Empty Words. Sì. Noi l'abbiamo rifatto in triennale. Quando abbiamo fatto Piano Fest nel 2011, una maratona di 3 giorni, 8 ore al giorno, dedicata al pianoforte. Poi la domenica dopo, organizzata Biel dal punto di vista operativo, sì, loro hanno fatto Vessation in triennale, abbiamo lasciato il pianoforte, e qui c'è stata questa appendice finale con Satie. Ogni tanto ci si prova, ma come vedi tornano queste cose, certo, non è un caso. Dobbiamo essere ottimisti. Certo.